Ci svegliamo ed è cambiato il mondo. Svegliamoci, il mondo è cambiato. Svegliamoci e cambiamo il mondo. Sono tre frasi che usano esattamente le stesse parole, con significati e toni molto diversi. Le parole sono il risveglio, ovviamente, qui, il mondo e il suo cambiamento. Io voglio parlarvi di cambiamento. Non siamo abituati al cambiamento, siamo adatti al cambiamento, non siamo adatti al cambiamento. Come organismi viventi tendiamo all'equilibrio, qualsiasi cosa che modifichi il nostro stato ci fa dissipare energia per raggiungere di nuovo un equilibrio. Come operatori economici siamo, diciamo, il nostro destino è quello di manipolare i fattori produttivi per ottenere un tornaconto. Ogni modifica dei fattori produttivi o del contesto è un guaio, ci costringe a lavorare, convincere delle persone, riportarci in equilibrio e forse riotterremo un tornaconto. E poi siamo europei, italiani, mantovani, viviamo in uno dei territori dove si vive meglio al mondo. Se il povero Steve Jobs fosse qui e ci guardasse non direbbe "stay hungry". Io no, sicuramente, penso neanche voi. Quindi non è quella la molla che ci porta al cambiamento. Ma di che cambiamento parliamo? Ci sono due autori, Friedman è un giornalista americano di quelli che vanno in giro a intervistare le persone che contano per il mondo, e Teller è la persona che ha il budget di ricerca più grande del mondo, è il detentore del budget di ricerca di Google. Sono concordi che esiste un livello molto alto del cambiamento, che loro chiamano il cambiamento di alta quota, che è caratterizzato da tre linee parallele del discorso. La prima linea è naturale, si chiama cambiamento climatico. Abbiamo sentito la pioggia poco fa. La seconda linea è cambiamento sociale, si chiama la globalizzazione delle persone. Dopo la globalizzazione delle merci stiamo attraversando la fase di un'accelerata globalizzazione delle persone. Ci sono in questo momento 350 milioni di persone che si stanno muovendo dal luogo in cui sono nate o sono cresciute. Ce ne rendiamo poco conto, forse perché il 92% si muove all'interno dello stesso continente. E poi la terza linea di cambiamento è il cambiamento tecnologico, la legge di Moore, sono 18-20 anni che ogni due anni raddoppiamo la nostra capacità di processare dati. Abbiamo una capacità e una velocità di processare dati enormemente più alta di quella che riusciamo ad utilizzare. Questi, dicevamo, però sono i cambiamenti di alta quota, ma vicino a noi, sulla pelle, dove sentiamo le gocce d'acqua, dove sentiamo freddo, c'è un altro tipo di cambiamento. Il primo fattore di questo cambiamento potremmo dire che è la velocità. La velocità è importantissima perché ci stiamo rendendo conto che se andiamo più veloce di quello che la velocità ci chiede, ci fracassiamo, commettiamo errori con più facilità, non ce la facciamo più ad andare più veloci di come stiamo andando. È molto probabile che la risposta alla velocità sia la continuità. Continuità è un fattore che ci costringe a riorganizzarci completamente, a cambiare i nostri set mentali, organizzativi, quotidiani e a lungo termine. Cerchiamo di capirci meglio. Quando siete in un hotel e aprite il rubinetto dell'acqua calda, arriva subito l'acqua calda. A casa mia, col boiler a 9 metri, ci mette un po' più tempo. Perché? Perché in un hotel o in un luogo pubblico di quel tipo esiste un circuito di acqua che tiene continuamente in movimento l'acqua calda, per cui l'acqua calda scorre a pochi centimetri dal rubinetto e quando lo aprite risponde. Ecco, provate a immaginare la vostra organizzazione, la vostra vita, come se tenessimo continuamente in movimento questo sistema. Per esempio, lo sa bene chi deve fare innovazione. Se tu cominci a fare ricerca nel momento in cui il mercato ti chiede una risposta, un prodotto, un servizio, Non ce la fai, nessuno ti dà più il tempo di fare quello che hai bisogno di fare, nessuno, non c'è più il tempo. O sei già in movimento, o ti sei fatto le domande quando nessuno ti faceva le domande, oppure se dal marketing arriva l'iniziativa vuol dire che qualcuno tra i tuoi clienti ha già visto un qualche cosa fatto da qualcun altro, è troppo tardi. La seconda caratteristica importante è l'autorialità. L'autorialità perché noi siamo abituati, siamo cresciuti in un mondo in cui si dà un grandissimo valore al genio individuale.
genio individuale, l'uomo della provvidenza. Le soluzioni arrivano perché qualcuno a un certo punto ci pensa ed è dotato per risolverlo. Quando sappiamo scientificamente che l'intelligenza collettiva è enormemente più potente di qualsiasi singolo genio. E il terzo elemento è legato alla non illimitatezza delle risorse. Siamo nati e cresciuti, parlo per la mia generazione soprattutto, abbiamo visto il filmato precedente, pensando che tutto quanto sarà a nostra disposizione per sempre. Ci troviamo a lavorare invece in un circuito, in un sistema in cui tutti gli output, tutto quello che noi scartiamo, deve essere reimmesso dentro un altro sistema come input. No? Ogni output deve diventare un input. Se economia circolare, chiamatela come volete, system design, anche questo ci cambia nettamente il quadro in cui operiamo. E poi siamo cresciuti in una situazione in cui i saperi sono blindati, si dice in silos, no? Io mi occupo di un settore, guai se invado il settore del vicino, no? Ma pensate, in un'azienda le chiamiamo divisioni, più chiaro di così, abbiamo dato anche il nome giusto, per cui sapete che uno non parla con l'altro e se parlano, non parlano la stessa lingua, non si capiscono. Ecco, noi scopriamo che le cose più interessanti arrivano dagli ultimi tempi, dal crossing tra più saperi, le neuroscienze, le biotecnologie, sono sempre situazioni in cui ci si incontra e ci si scambia o si guardano i fenomeni con più punti di vista. E poi il prodotto, noi siamo, permettetemi, il made in Italy, a cultura di prodotto, noi sappiamo valutare al tatto, al fiuto, al sapore, al gusto, alla vista, anche da distante, la qualità delle cose. Abbiamo, rispetto alla media globale, una cultura del prodotto molto alta. Peccato che è il momento in cui ha molta importanza la qualità del processo. La qualità del processo è diventata importantissima, ce ne siamo accorti. C'è un canale 52 che qualcuno di voi sono convinto che guarda, io lo guardo, che trasmette come si produce la marmellata, come si fanno gli pneumatici, cose di questo tipo. Pensate che è un broadcasting americano tradotto in 27 lingue, lo guardano 850 milioni di persone al mondo per almeno 4 ore alla settimana. Cosa se ne faranno di tutta questa cultura sulla fabbricazione degli pneumatici? Eppure è una passione, no? Io ho visto una trasmissione 2 anni fa in cui a Report mostravano come si strappava il piumino delle oche, le oche non felici che non donavano volontariamente questo piumino. Il giorno dopo alla borsa di New York questa impresa ha perso 180 milioni di dollari di capitalizzazione. Ho passato la mia prima parte della mia vita con mia mamma che mi diceva compralo, controlla però che ci sia il piumino. E la seconda parte della mia vita con mia moglie dice sei pazzo, sei un maiale, hai comperato una roba con dentro il piumino. No, no, non so più cosa comperare. E poi le questioni materiali, le cose materiali, noi siamo cresciuti nel materiale, siamo in un mondo in cui o ci occupiamo delle cose materiali perché abbiamo un corpo, o ci occupiamo delle cose digitali, eppure ci troviamo a vivere e lavorare in un mondo che si è accorto che tutto ciò che è materiale deve avere un gemello digitale, se no non esiste. Ma tutto ciò che è digitale deve avere un gemello materiale. Il gemello materiale è fondamentale, lo sa Amazon, che era forse l'unico operatore economico mondiale che poteva fare a meno di comparire sulla scena e sta cercando di aprire negozi fisici in tutto il mondo. No? È fondamentale, abbiamo un corpo, se tu stai nel digitale e non compari ai nostri sensi, non esisti. E poi ancora la privacy. La privacy. Ci stanno spiando, state attenti, no? Eravamo convinti che le nostre cose le sapevamo, forse noi e qualche amico, no? Le nostre cose sono di dominio mondiale, di dominio globale, le sanno tutti tranne che noi, forse, no? E quindi immaginate in un mondo in cui l'informazione è il bene principale, le nostre informazioni le sanno tutti o le usano quelli che vogliono. Ecco, questo cambiamento è impetuoso, ha a che fare con la nostra capacità di affrontarlo e con la nostra capacità di gestire una cosa che chiamiamo anticipazione. Sono le future sciences, sono tanti studiosi da molte discipline diverse che da diversi decenni studiano il futuro come se fosse un fenomeno scientifico e alcune indicazioni ce le possono dare.
andiamo molto velocemente. La prima informazione che ci danno, forse la sapevamo, il futuro non si può prevedere, dicono, si può costruire. Interessante. La seconda informazione che ci danno è che il futuro, del futuro noi conosciamo delle porzioni. No, immaginatevi una torta, alcune fette noi le possediamo. Una fetta si chiamano costanti. Se l'uomo è sulla Terra, diciamo, da un punto di vista cognitivo, da 250.000 anni e si comporta in certi modi da 250.000 anni, questo significa che probabilmente domani non so cosa dovrebbe succedere per modificare il nostro comportamento. Quindi attraverso lo studio delle costanti, se ne occupa l'antropologia, noi abbiamo delle porzioni di certezza. Poi abbiamo dati quantitativi su ogni cosa, demografia, clima, tutto. Dal 1500 negli archivi parrocchiali del mondo cristiano c'è scritto il nome dei nati, quando sono morti, quando sono sposati, quando sono battezzati, eccetera, eccetera. Immaginatevi che mole di dati abbiamo che ci permettono di fare delle curve, di avere una ambizione di prospettiva. E poi abbiamo i dati qualitativi, i trend, la moda vive di trend. Sappiamo che colore andrà il prossimo anno. Sapete, quest'anno è il coral, no? L'anno prossimo lo sappiamo già, no? E quindi immaginatevi quanti dati abbiamo, sia qualitativi sia quantitativi. E poi abbiamo i latenti, che è una parola un po' difficile, noi la chiamavamo nel nostro mondo, il mondo del design, della moda, la chiamavamo i segnali deboli. I segnali deboli sono qualcosa che già nel presente, ma è portatore di futuro. Immaginatevi che il tempo sia questa cosa qua, questo è il passato, no? E questo è il futuro. Noi siamo nel presente, lo tagliamo qua. Cos'è il presente? Il presente è la permanenza di alcuni elementi del passato, vedete le mie dita che si rimpiccioliscono, e l'inizio di alcuni fattori che fanno già parte del futuro. E quindi, studiando e togliendo gli elementi del passato, ci rimane una porzione di futuro, e se la analizziamo rispetto alla dinamica che sta avendo, alla diffusione, a come cresce, possiamo già avere in mano degli elementi che ci permettono di studiare il futuro. E poi ci dicono ancora quelli delle Future Sciences che il futuro singolare non esiste, esistono i futuri. I futuri sono tanti e sono in competizione per succedere. Quindi noi dobbiamo lavorare di scenaristica per capire come adattarci ai vari futuri che potrebbero succedere. E per esempio poi ci dice che il futuro è un fatto collettivo, collettivo. Quante più persone noi riusciamo a convincere che quel futuro che è auspicabile per noi sarà auspicabile anche per loro, e quanto più è probabile che quel futuro si avveri. Lo sa un bambino che vuole andare allo stadio, cominciamo a urbare il padre, poi lo zio, poi la madre, poi la sorella, la cugina della cognata. Quante più persone riesce a coinvolgere, quanto più è probabile che verrà portato allo stadio. E quindi il futuro, ricordiamoci, è un fatto collettivo. E poi il futuro inizia nel presente, quindi l'azione che commettiamo oggi è una porzione importante di quello che succederà domani. Abbiamo visto anche con la carta igienica. E poi il futuro contiene, degli atteggiamenti. Noi abbiamo degli atteggiamenti rispetto al futuro. Sono quattro. Il primo atteggiamento in cui noi italiani siamo bravissimi, più grandi del mondo, si chiama atteggiamento urgente. È già successo un patatrac, qualche cosa. Forza, tutti, corriamo a mettere un riparo alla cosa, no? La famosa pezza, penso che proprio l'abbiamo inventata noi. Se avessimo il brevetto della pezza saremmo ricchissimi, no? Poi c'è un secondo atteggiamento che si chiama emergente. Vuol dire che stanno succedendo alcuni elementi, se li teniamo sotto controllo sono portatori di qualcosa che sta succedendo e quindi cominciamo a intervenire. Il terzo comportamento si chiama preattivo, non sta succedendo niente, ma qualcosa succederà, e quindi io comincio a prefigurarmi, si chiamano proprio scenari, degli scenari, e a studiare come posso comportarmi nell'ipotesi che qualcuno di questi scenari si avveri, no? E posso farlo sia per contrastarli che per farli succedere se mi sono propizi. Il quarto atteggiamento si chiama proattivo ed è proprio l'azione del mettere energia, dell'investire affinché quelli propizi si avverino e quelli non propizi non si avverino. E poi un altro ultimo elemento su cui la futurologia e future sciences, l'anticipazione
ci portano a riflettere è che è molto importante per riuscire a lavorare sul domani, che di solito è il tempo che ci interessa, no? Non il domani, domani inteso proprio nel domani, il 26, ma il domani nel mondo del marketing, l'anno prossimo, la prossima collezione, la prossima stagione, il prodotto che porterò in fiera, le vacanze che devo organizzare. Ecco, per capire se il domani è giusto, io devo studiare il dopodomani. Perché è il dopodomani che mi dà la direzione della... Se una persona vi incontra e vi dice sto andando giusto, dovete come minimo chiedergli, dipende dove vuoi arrivare, no? E quindi le parole profetiche di due grandi italiani, che erano Totò e Peppino, che dicevano, volevamo savoir, noi o volevamo savoir, per andare dove dobbiamo andare, contenevano già in essere questa profezia, cioè... Se non sappiamo dove dobbiamo andare, come facciamo a scegliere la strada per arrivarci? Grazie della vostra attenzione.